Hi guys, continuiamo col nostro mondo delle sign letters. Siamo alla lettera G, che non si pronuncia quando è seguita dalla N. Facciamo un esempio. Nat, no, gnome. La G è di solito muta anche quando c'è il dittongo GN alla fine di una parola. Ad esempio, campaign, foreign, rain. Qui, come si dice in inglese, pay attention. Se la G è nel mezzo della parola, in questo caso si pronuncia. Ad esempio, ignore, signature. La combinazione GH è muta dopo una vocale. Ad esempio, night, way, thought. Passiamo alla lettera H. Se una parola inizia con GH, l'H è muta, come ghetto, ghost, gherkin. Se una parola inizia con RH, anche in questo caso l'H è muta, rhinoceros o rhythm. Se una parola inizia con VH, l'H è sempre muta, what? Why? Which? Whale. La H è muta anche qualche volta dopo la C, qualche volta. Chemistry, stomach, technology. Ricorda però, ho detto qualche volta e infatti normalmente il suono della CH è CH, come in chair. Oppure SH, come in chef. Altre parole che iniziano con l'H muta sono honest, honor, hour. Ma la maggior parte delle parole che iniziano con H, ricordati che devi pronunciarla e quindi house, hat. Bene, siamo alla fine del nostro video. Se ti è piaciuto e vuoi continuare ad apprendere il mondo delle sign letters, vai a guardarti anche gli altri video che sono stati registrati proprio su questo argomento. E se qualcosa non ti è chiaro, puoi scrivermi direttamente qui sotto nei commenti. Intanto, I will see you soon. Bye, Grace!